Gentili signore e signori, buonasera, benvenuti a Conto alla rovescia. Una puntata questa che è interamente dedicata al Natale, alle tradizioni, ai valori. Nella prima parte avremo graditi ospiti i vescovi Monsignor Claudio Palumbo di Trivento e Monsignor Camillo Cibotti di Isernia. Nella seconda parte affronteremo alcune problematiche molto sentite con alcune associazioni di volontariato che in questi giorni sono molto impegnate per aiutare chi soffre e chi è in difficoltà. Bene, allora, primo gradito ospite è Monsignor Claudio Palumbo, vescovo della diocesi di Trivento, che ringrazio per essere qui con noi. Allora, il Natale è sempre il Natale. E, diciamo, c'è la voglia di ritrovarsi in famiglia, con gli amici, con le persone care, ma non è più il Natale di una volta. Qual è la differenza fra il Natale di quando noi eravamo giovanotti di belle speranze e quello odierno, Monsignor Palumbo? Ma io penso che intanto eravamo più in un contesto, diciamo, di cristianità, no? Di una più marcata situazione di cristianità, dove, ecco, anche il Natale, come gli altri misteri della fede cristiana, venivano sentiti non solo dalle famiglie, ma anche dalle parrocchie, dalle scuole. Ecco, si sentiva maggiormente questa macchina, diciamo così, no? Tra virgolette, che si metteva in moto. Quindi un po' anche la situazione attuale di un mondo postmoderno, dove, ecco, viviamo in una dimensione, specialmente noi in Italia, no? Ci accorgiamo di questa realtà multietnica, multireligiosa, no? Multiculturale. Ecco, un po' anche questo, diciamo, ha contribuito a stemperare quella fibrillazione che invece noi vivevamo, ecco, proprio in questi giorni di preparazione al Natale. Ecco, era un Natale decisamente più intimo, più solidale, più diciamo amichevole, ma anche più colorato, direi. Molto, 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 perché a parte, diciamo, le tradizioni, no, l'albero, il presepe, però, ecco, il sapore di una umanità che diventava squisita, diventava un'apertura maggiore verso il prossimo, a cominciare dal vicinato, laddove magari esistevano situazioni di difficoltà, o per un lutto, o per, non so, una qualche disgrazia, o per qualsiasi altra forma di povertà, ecco, fino alle feste, diciamo così, che erano veramente molto molto colorate nella scuola, le recite che si facevano alla scuola, la gara che si faceva per i presepi, chi faceva il presepe più bello. Ricordo addirittura si invitava anche il vescovo a visitare i presepi, no? Che si facevano, insomma. E quindi in questo senso una colorazione non solo da un punto di vista diciamo formale, estetica, ma una colorazione anche da un punto di vista di sentimenti che, a fronte delle diverse necessità e difficoltà, si facevano presenza e comunicavano quel sapore di umanità squisito che, come tutti sappiamo, noi di una certa generazione almeno, aveva veramente un sapore di una umanità condivisa, partecipe, che sa prendersi anche cura, sapeva prendersi anche cura, ripeto, delle varie difficoltà. Ecco, lei ha accennato proprio al presepe, che rappresentava ai tempi nostri, Monsignor Palumbo, forse lei è un po' più giovanotto del sottoscritto, ma lo ricorderà senz'altro, un elemento che caratterizzava proprio le feste di Natale, era proprio l'allestimento del presepe, che coinvolgeva tutto il nucleo familiare, addirittura ci volevano giorni interi, ed era bello, perché adesso però si privilegia un po' l'albero, che io definisco un po' il laico albero, perché allora a quei tempi era il presepe che dominava in ogni nucleo familiare. Sì, e la macchina che si metteva in moto, addirittura anche squadre che si recavano, non vorrei dire in montagna, ma certamente prendere in alte muschio, quindi, prendere il muschio, certo, ma prendere anche, non il so, vischio. Il vischio, e no? Ancora noi a Venafro chiamavamo la cosiddetta spicanarda, cioè diciamo un fustello spinoso praticamente che si metteva sulla capanna, che però la diceva lunga su questo annuncio pasquale contenuto nel presepe.
con il senno di poi, ho capito il senso di quel ramoscello, no, che era così pieno di spine. In effetti è un collegamento al mistero pasquale, cioè il Natale apre a quello che è poi il mistero della nostra salvezza, che avviene appunto nella Pasqua. Quindi il collegamento che anche attraverso questi segni, nella semplicità di una fede, ecco, delle nostre famiglie, si rendeva vibrante. Insomma. Un'altra componente fondamentale proprio della festività era la carità, intesa come aiuto ai più poveri, ai più deboli. Ad esempio, allora si viveva, si conosceva tutti nei vari rioni, nei civettuoli vicoli dei paesi, per cui se uno si accorgeva che una persona stava in difficoltà lo invitava oppure gli portava qualcosa a tavola. È scomparso anche questo aspetto, sì, oggigiorno. Sì. Io stesso ricordo dall'infanzia che, avendo già detto in famiglia del mio desiderio di diventare sacerdote, dunque allora si partecipava molto alla vita della parrocchia, ma ricordo quando si arrivava a ora di pranzo, Natale in modo particolare, solitamente era ogni domenica, ma la lista si allungava a Natale, la lista delle persone bisognose. Quando tornavo dopo la messa di mezzogiorno, tornavo a casa verso l'una e un quarto, insomma, non è che potevo subito sedermi, non si cominciava a mangiare. Mia madre faceva trovare le mappatelle praticamente con il nome. Io con la bicicletta dovevo raggiungere, solitamente ogni domenica si faceva così. Però a Natale questa lista si allungava. Si ampliava. E insomma si andava a tavola certe volte anche alle 2:30, insomma di pomeriggio. Questo è molto bello perché effettivamente, ecco, ci dà, no? Lo ricordiamo anche un po' con un senso di sana nostalgia, ma lo raccogliamo anche come provocazione oggi. Papa, proprio in una recente catechesi, ci ha richiamati proprio a risvegliare questo senso di solidarietà, di vicinanza, di presenza, se siamo credenti. Ma d'altra parte è giusto, perché è Dio viene incontro a noi, no? E dunque ci cerca, si apre a noi. Però ci invita pure ad unirci con Lui, ma attraverso quale strada? Attraverso l'umanità. È attraverso la via dell'umanità che si dischiude poi l'apertura all'abbraccio con la divinità. Insomma. Ecco, prima il Natale era inteso più come un aspetto religioso vero e proprio, perché i regali, i bambini, li avevano la Befana, che aspettavano la simpatica vecchietta. Poi col tempo del consumismo è arrivato il doppio regalo, sia a Natale che alla Befana. Ma allora si riceveva un unico, ecco, diciamo, un pallone di cuoio, era già il massimo dei regali. E quell'unico regalo valeva 1000 di quelli di oggi, proprio perché era uno solo, da non sgualcire, da non rompere, da conservare per tutto l'anno. Non solo, ma c'era poi questo clima di attesa, un clima di attesa gioiosa che educava anche ad un sano senso della speranza, no? Perché la speranza non è un'attesa che non porta a nulla, no, la speranza cristiana in modo particolare, è proprio un'attesa che però in sé già ha quello che poi consegue, insomma. E quindi, come dire, questo senso di attesa rafforzava anche quel rapporto di affetto dei bimbi nei confronti dei genitori, nei confronti dei nonni, perché la convinzione che c'era alla base qual era? Papà, mamma, nonno e nonna certamente non mi faranno del male, aspetto un regalo, certamente non me lo faranno mancare. Rafforzava anche quella consapevolezza nella bontà, no, dei propri genitori, dei propri nonni. Era un Natale completamente diverso. Sì, decisamente diverso. Che cosa si può fare per recuperare quei valori di una volta? Secondo te è difficile? C'è un nuovo modo di intendere il Natale? Lei che... Ma non è, io credo che, ripeto, oggi il contesto è molto più, diciamo, ampliato, si è presente tantissime altre componenti, però c'è un comune denominatore, un filo d'oro, potremmo dire così, che lega un po' tutte quante queste esperienze, che è comunque il prendere in mano il sapore, il colore di una sana umanità. In realtà, anche in chi non crede, no? Il bambinello di Betlemme, come l'uomo della croce, anche se non hanno da dire nulla a chi non crede, perché non vede al di là di questo bambino, di questo uomo appeso in croce, non vede Dio,
Però certamente non si può negare che nel vagito di un bambino oppure nel grido di dolore o di affidamento dell'uomo della croce ci sia il dramma dell'uomo contemporaneo. Allora voglio dire, su questo filo, no, che chiamo filo d'oro, veramente dovremmo un po' unire, sintonizzarci, proprio per almeno creare il sapore di una umanità più condivisa. Credo che abbia il Natale da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, abbia il suo grande valore. Anche l'aria era diversa, più lieve, profumata, accarezzata, non inquinata soprattutto. Non inquinata, respirata. Esatto, respirata e respirabile. Ma vedo per esempio in questo, già ho notato appena dopo la festa dei morti, tantissimi negozi, diversi balconi di case cominciano ad addobbare, no? Anche con le luci. Ecco, io in questo leggo proprio una, come devo dire, una necessità dell'uomo di uscire proprio da un tunnel di grigiore che opprime. Credo che nessuno dovrebbe lasciar cadere, ecco, queste espressioni, no? Che poi, ripeto, nel messaggio del presepe di un Dio che si fa carne, diventano anche risposte alle grandi domande dell'uomo. Io chi sono? Perché sto qui? Dove vengo? Dove vado? Che sono delle domande religiose, cioè in se stesse, sono delle domande che attingono ad una sfera che l'uomo percepisce, Quindi valorizzare anche queste letture, non prenderle semplicemente come forma di evasione, no? Dalla storia, dalla realtà, ma valorizzarle proprio nel senso di una domanda di senso che chiede una risposta. Io rimango sempre molto conquiso da quel dipinto del pittore norvegese Munch, Edvard Munch, si chiama L'Urlo, dove si vede bene quest'uomo contemporaneo che, diciamo, ha quasi la testa tra le mani su un sottofondo, no, di rossore, di insomma colore variopinto, ma comunque sono dei colori inquietanti, emette un urlo. Ecco, questo urlo va incrociato. Il Natale è il momento, anche il Natale, vorrei dire, soprattutto il Natale, è uno dei momenti forti dove l'uomo deve, ecco, poter considerare la portata di questo urlo e capire anche chi è che può dare una risposta soddisfacente. Per noi credenti è Dio che si fa carne, è Gesù, il fratello necessario. Io ricordo una bellissima poesia di Giuseppe Ungaretti, sì, dico bene, Mio fiume, dove a un certo punto Ungaretti arriva a chiamare il Cristo pensoso palpito, no, fratello che risplende fra le umane tenebre e, diciamo, offre la sua sofferenza per la restaurazione dell'uomo e dell'umano. Ecco, io è su questo aspetto che vorrei invitare a Natale proprio una condivisione, ecco, di riflessione, perché è la strada maestra, no? È la strada maestra che conduce poi a quelle grandi risposte. Ritengo che la verità sia una, ma se tutti quanti si impegnano seriamente per questa ricerca, alla fine ci ritroveremo tutti insieme. Un'altra figura tipica del Natale che è scomparsa è lo zampognaro, perché ricordo che fino a un po' di tempo fa in giro per i paesi arrivava lo zampognaro con la ciaramella, insomma era tutta, c'era un afflato proprio con hanno riempito dei suoni all'Aula adesso Nervi, adesso non si vedono più, sì, quasi scomparsi. Eppure noi siamo un po' la patria fra San Polo Matese e Scapoli, insomma sono due paesi. I zampognari di Scapoli hanno riempito proprio con i loro suoni letteralmente l'Aula Nervi, adesso, certo, che siamo stati agli inizi di dicembre per offrire l'albero Roma, di Natale, sì, al, sì, Santo, sì, Padre, e naturalmente, ecco, con i suoni, no, hanno saputo ben interpretare la bellezza, l'armonia e anche questo desiderio di fare delle varie voci umane un concentus, veramente, insomma, è la magica zampogna. Il nostro Molise riesce ancora a portare questi messaggi. Ecco, però anche il suono delle campane era diverso, Monsignor Palumbo, prodotto da funi e da muscoli, senza registrazioni.
c'era il cosiddetto sacrestano, che lì, e addirittura c'erano anche dei, ricordo io, che ci divertivamo a prendere la fumo e poi venivamo sbalzati in alto, per noi era anche un divertimento. E chi più poteva salire era, meglio, era più bravo. Anzi, si faceva la corsa al campanile perché bisognava guadagnare la fune del campanone maggiore che, essendo di maggior peso, opportunamente poi sbilanciato, ti consentiva, appendendoti, di portarti più in alto rispetto agli altri che venivano con te a suonare le altre campane. Ma anche questo, ecco, andava a beneficio non solo di quell'attesa, di quella gioia, di quella speranza, ma anche del rinsaldarsi di un'amicizia veramente molto spicciola, molto fattiva. Beh, intanto poi si aspettava la mezzanotte per andare a messa, faceva freddo, non certamente come oggi, perché le stagioni si sono un po' cambiate. Noi adesso avremo un Natale con 15-16 gradi, quindi quest'anno le previsioni promettono bene nel senso meteo, però lasciano un po' a desiderare per quello che è proprio l'aspetto tipico dell'attesa della vigilia, quando in gran silenzio ogni famiglia si recava nelle rispettive chiese alla messa di Natale, che era molto sentita rispetto anche a quella della mattina. E mi è piaciuto questo passaggio, cioè in gran silenzio, in effetti era una delle note, anche questa la dovremmo un po' recuperare, soprattutto anche nelle nostre liturgie, dove un po' la portata di quel silenzio che, come devo dire, nasce da uno stupore, no? Che si fa adorazione, si fa contemplazione. E era una dimensione molto molto forte, sia per il Natale e sia anche per le funzioni della Settimana Santa. Ad esempio, dopo la messa del giovedì santo sera, no? La messa in cena Domini, no? Che si dà inizio al Triduo Pasquale, e la gente che si portava a visitare i cosiddetti sepolcri, no? Gli altari delle reposizioni, capobasso, in gran silenzio, Iserni, Venerdì Santo, quando esce la processione, un silenzio eloquente. Credo, ecco, questo passaggio veramente ringrazio, mi è molto molto piaciuto, perché è un'altra delle considerazioni che dovremmo fare, riguadagnare il linguaggio del silenzio, questo linguaggio eloquente che cuce, che unisce. D'altra parte io ricordo pure i racconti di persone anziane che dicevano, la notte di Natale, coloro che abitavano nelle campagne, non c'era la luce, non c'era l'illuminazione, in un secchio deponevano una lanterna, una lampada, e a piedi raggiungevano la chiesa madre del loro paese per vivere appunto la messa, per partecipare alla messa della notte. E sono delle, come devo dire, delle provocazioni che o le liquidiamo nel senso di roba da gente vecchia, da gente cretina, da gente stupida che non capiva niente e quindi ci facciamo automaticamente noi degli intelligenti, oppure sono degli insegnamenti che hanno veramente una portata, credo, vitale per ciascuno di noi. Ecco, non era certamente il Natale della povera gente, perché allora la gente aveva una ricchezza d'animo che non trova riscontro in questi nostri giorni. Il poco era tutto, mentre oggi il tutto può essere niente. Esatto, proprio così. Il ventaglio delle povertà si è di gran lunga allargato, ma non sono solo le povertà materiali, specialmente noi con le nostre Caritas diocesane abbiamo il polso scientifico della situazione, di questa povertà, diciamo, materiale, ma il ventaglio delle povertà spirituali, delle povertà morali che si è di gran lunga, e che, ripeto, di questo, ecco, non solo come Chiesa ma come società dovremmo renderci un pochettino più consapevoli e impegnarci a trovare una risposta di senso che proprio aiuti, no, a venir fuori da questo senso anche di grigione, di disperazione, insomma, che ci circonda, che è palpabile, che è visibile. Oggi c'è tanta gente che soffre in silenzio con molta dignità, è importante anche il ruolo della Caritas che viene incontro a molte famiglie in difficoltà. Sì, innanzitutto come ascolto. Io vedo che la prima richiesta che viene fatta alla Caritas, come viene fatta ad ogni sacerdote, ad ogni padre spirituale, ad ogni vescovo, ad ognuno di noi che insomma è deputato proprio per
incarnare un po' la misericordia del Signore è proprio questa dell'ascolto. La forma della prima forma è quella dell'ascolto, ma un ascolto che sia di consolazione. E molti proprio chiedono proprio questo, cioè il colloquio per essere ascoltati. Anche questa la dice lunga, ecco, su una assenza, su una privazione che viviamo nei rapporti interpersonali. E poi ci sono le richieste magari di vario genere che, alle quali insomma ci si impegna per poter dare delle risposte il più rispondenti possibili. Ecco, oggi non so se si trova d'accordo, ma la ricchezza divide, crea conflitti, dispute, guerre sociali, disparità ed ingiustizie. Difatti il Papa sta facendo un vero e proprio bombardamento, ma non atomico, non con armi nucleari di distruzione di massa, ma con armi di bene, e vediamo come non perde occasione, no? E in tutti i sensi, proprio per richiamare il mondo intero a questo disarmo dei cuori. Se appunto non c'è una revisione sincera del cuore, la pace non si può sperare. E credo che sia anche un aspetto molto chiaro anche del Magistero della Chiesa, cioè la pace non può essere una semplice assenza di guerra, è frutto di un qualche cosa di più grande, è frutto di una giustizia, è frutto di un amore, è frutto di un cuore appunto che sa accogliere, sa anche donarsi e sa farsi anche carico e cura del prossimo, insomma, altrimenti vie di uscita non se ne possono vedere. Ecco, si discuteva poco, poche parole, una stretta di mano era più rassicurante di un timbro notarile. Sì, sì. C'era un altro modo proprio di volersi bene, di scambiare un po' qualche riflessione con una persona cara, amica. Oggigiorno si è perso un po' questi valori. Si è perso perché anche, diciamo, non dovremmo considerare un po' anche il ruolo della virtualità, no? Guardiamo soprattutto i nostri giovani, e sentivo adesso il provvedimento del Ministero per l'Istruzione, la proibizione dei cellulari in classe. Credo che sia un provvedimento saggio, un po' come deterrente a questo pericoloso sostituire della virtualità con la realtà. Questo è un inganno, credo, formidabile, per cui al rapporto, diciamo così, fatto di carne, no, il Papa insiste molto su questo: quando fai l'elemosina al povero, tu tocchi il povero, lo guardi negli occhi. Ecco, a questo rapporto veramente pienamente umano si è sostituito quell'altro virtuale, ma la telecamera non può sostituire la persona, evidentemente, insomma. Siamo veramente ad una menzogna, vorrei dire, profonda, su quella che è la verità del rapporto umano. E questo non sapersi più guardare negli occhi, non sapersi più stringere la mano, insomma, a parte il Covid con le limitazioni che ci ha imposte, però voglio dire, credo che sia un grosso, grosso pericolo questo della sostituzione del virtuale con il reale. Ecco, però l'ipocrisia delle persone balza proprio in questi giorni di festa, perché è, secondo il mio punto di vista, è una nota, è un'ulteriore nota negativa che spesso scredita un po' la magia del Natale. Quello che in realtà sta al bisogno di ritrovarsi con gli affetti che invece durante l'anno non si frequentano con regolarità. E nella maggior parte dei casi, proprio Monsignor Palumbo, la mancanza di tempo, anche la frenesia di una vita troppo impegnata. Sì, è il fast food quotidiano, insomma, dove per fast food intendo non soltanto il cibo che viene consumato magari in piedi in 5 minuti, ma proprio quasi un tocca e fuggi, no? E questo dice anche di una certa paura, proprio anche di un certo timore di incrociare lo sguardo dell'altro, perché tante volte io lo sguardo dell'altro lo sento magari come una prigione, lo sento come un rimprovero, lo sento un po' come il grillo parlante di Pinocchio, e questo fa paura e mi porta a fuggire. È l'altro dramma, appunto, delle relazioni umane all'interno della famiglia. Anche qui il Papa insiste molto, la Chiesa insiste molto, il recupero del presepe e dunque dei sentimenti umani di Maria, di Giuseppe, ma vorrei dire di più, anche del creato stesso, no? Intorno a un Dio che si fa uomo,
dovrebbe spingerci a queste considerazioni che, ripeto, sono per i credenti, ma valgono anche per i non credenti, perché ribadisco che il problema fondamentale dei nostri giorni è un problema di humanitas e su questo dovremmo tutti impegnarci e non si può essere discordi. Il bambino di Betlemme non è divisivo su questo, assolutamente no, perché il bambino di Betlemme è Dio fatto uomo perché l'uomo si salvi, perché l'uomo diventi Dio. Le luci, le vetrine illuminate ci ricordano che è tornato il Natale, ma non svelano effettivamente ciò che veramente significa. Per molti è solo un po' di giorni, sono un po' di giorni di vacanza e fare regali o attendere di riceverli. Eppure ricordo con piacere quando addirittura ci si alzava alle prime luci dell'alba, perché c'erano le cosiddette novene, ecco ad esempio la novena si faceva nella chiesa di Santa Chiara di Isernia, dove lì si aspettava poi di uscire poi e di trovare tante persone care e di ritrovarsi, scambiarsi delle idee. Perché certe tradizioni si sono perse secondo lei? Ma ripeto, un po' anche la nostra fede, no? Che ha risentito i colpi del postmoderno. Ma questo da una parte è elemento un po' di considerazione di esame, dall'altra parte non ci deve manco meravigliare, perché noi siamo posti nel mondo, siamo incarnati, c'è un bellissimo testo della letteratura cristiana antica, della Didache del secondo secolo, dove dice i cristiani non sono del mondo, ma sono nel mondo e ci stanno con tutto il bagaglio di bene e anche con quelle limitazioni che possono risentire dalla cultura, insomma dal mondo che vivono. Il mondo postmoderno è un mondo che sembra aver tagliato il problema di Dio, proprio averlo confinato al di fuori. Ma, e qui, ecco, dalla parte negativa risaliamo a quella positiva, cioè proprio il problema di aver estromesso Dio dal proprio orizzonte ha creato il problema sull'uomo. A questo punto, Monsignor Palumbo, la invito un po' a rivolgere il suo messaggio di Natale a chi ci sta ascoltando in questo momento. Sì, io voglio augurare a tutti coloro che ci ascoltano un Natale molto sereno, però anche un po' inquietante. In che senso? In questo senso, cioè, Dio viene e mi cerca. Lo ha fatto sempre, no? Fin dai primordi, dal paradiso terrestre, racconta il libro della Genesi, Dio scendeva perché voleva incontrare l'uomo. Ma Dio questo non lo ha dismesso dopo il peccato originale, l'ha sempre continuato. Cioè Natale è anche questo, non è solo riparazione per la riparazione di una colpa primordiale che ha portato la morte nel mondo, no? No, è anche questo, è anche questo incarnarsi del desiderio di Dio di incontrare, di cercare l'uomo. Il primo passo lo fa Lui, il primo passo lo fa sempre Lui. Allora la santa inquietudine, la sana inquietudine che vorrei lasciare nel fare gli auguri a chi ci ascolta è proprio questa: ma io mi lascerò cercare, io mi lascerò abbracciare da questa tenerezza che per primo mi cerca? Auguri. Io la ringrazio per grazie aver accettato il nostro invito, grazie, e per essere stato qui a auguri. Conto alla rovescia. Tra poco manderemo in onda l'intervista a Monsignor Camillo Cibotti che abbiamo realizzato nel pomeriggio a Isernia, e anche lui, con lui parleremo un po' del Natale, ma prima vi pregherei la regia di mandare in onda un servizio sul mercato solidale, perché c'è tanta gente che in questo periodo, tanti volontari che si dedicano per affrontare chi è meno fortunato di noi. Allora vediamo questo servizio, poi avremo Monsignor Cibotti e poi nella parte finale avremo nostri ospiti, alcuni rappresentanti del mondo dell'associazionismo molisano che davvero meritano di avere il palcoscenico che meritano. Allora, a tra poco con Monsignor Cibotti, ma prima questo contributo dalla regia. E di nuovo grazie a Monsignor Palumbo per essere stato con noi. Mancava solo a Campobasso, ora c'è. Peraltro la struttura ha aperto i battenti nel periodo che per eccellenza è il simbolo del dono, quello natalizio.
L'Emporio Solidale è una realtà nel capoluogo del Molise. È stato allestito nella Casa degli Angeli di Papa Francesco in via Monte Sabotino 14, cioè in quel presidio che da anni è un riferimento per le persone indigenti, per coloro che si trovano a combattere contro una crisi sociale ed economica importante. Il frutto di un lungo e intenso lavoro, l'Emporio Solidale, capitanato dall'amministrazione comunale, svolto in sinergia con la Caritas e con Conad Adriatico, che ha fornito le strutture e i beni di prima necessità. La possibilità è di acquistare prodotti gratuitamente, ma anche di entrare in alcuni programmi che consentano di contrastare la povertà, fenomeno che dalle ultime statistiche vede un molisano su tre a rischio. Il comune di Campobasso ha inteso finanziare l'iniziativa, ha sottolineato il sindaco Roberto Gravina, dopo il taglio del nastro, per realizzare una reale rete di sostegno. Il principio è proprio questo: noi ci siamo rivolti, c'è Conad che adesso per il momento la fa da padrona, ma ci siamo rivolti anche ad altre aziende che speriamo possano raccogliere l'invito di contribuire ad alimentare quello che è un market che ha delle regole, ha un controllo, perché dobbiamo insomma garantire che tutti i prodotti che vengono donati siano a loro volta poi consegnati a chi ne ha più bisogno. Quindi l'invito è di alimentare questo, quello che è un market solidale, con prodotti chiaramente che insomma, come vedete, è come se fossimo in un negozio a tutti gli effetti, però qui il vantaggio è che appunto è solidale, quindi non c'è nessun esborso, ogni prodotto ha un punteggio, quindi le persone avranno un punteggio assegnato in funzione di una serie di caratteristiche, nucleo familiare, ISEE e tanto altro, e sulla base del punteggio attribuito loro potranno fare la spesa fino all'esaurimento dei punti, che poi potranno essere ricaricati chiaramente in funzione delle esigenze della famiglia. Le persone che potranno accedere all'Emporio saranno segnalate dal Servizio Sociale Comunale, dalle Caritas parrocchiali e dal Centro Ascolto della Caritas diocesana, come ha spiegato il referente Don Franco D'Onofrio. Oggi con l'apertura dell'Emporio Solidale andiamo a concludere il progetto della Casa degli Angeli. Si concludono tutti i vari servizi e questo significa un ulteriore passo per aiutare le famiglie, per stare vicino alle famiglie che hanno bisogno, aiutandole a uscire dalla condizione e permetterle di trovare insieme con loro delle soluzioni per eliminare la povertà. L'iniziativa è stata sposata subito da Conad Adriatico, che si è occupato della start-up, Lucia Grandoni, direttrice sviluppo dell'azienda di supermercati. Dobbiamo essere vicini alle persone vulnerabili, ma lo dobbiamo fare restituendo loro una grande dignità. E questi empori, secondo me, rispondono proprio a questa esigenza. Oggi si fa tanto parlare di sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale ed economica. Beh, per noi delle tre dimensioni della sostenibilità, la sostenibilità sociale ed economica, secondo noi, è la prima cosa. La prima cosa, perché se non restituiamo alle persone vulnerabili e fragili la loro dignità, difficilmente possiamo crescere nelle nostre comunità. Il Natale è il periodo più bello dell'anno, o perlomeno il momento migliore in cui poter godere maggiormente degli affetti della vita. Oggi vogliamo parlarvi dell'importanza e della bellezza di ritrovarsi con famiglia ed amici del periodo natalizio. Lo facciamo con Monsignor Camillo Cibotti, vescovo della diocesi di Isernia Venafro, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Come ogni anno, Monsignor Cibotti, torna il dibattito del confronto tra il Natale di una volta e quello moderno. È un dibattito quasi tra generazioni, con abitudini diverse e costumi che inevitabilmente sono cambiati nel corso del tempo. Com'era effettivamente il Natale di una volta e com'è cambiato nel corso degli anni? Il Natale ha questo fascino che riesce anche a investire e a tradurre in modo sempre nuovo anche i tempi, i periodi diversi che si succedono. Quello che sicuramente, ecco, ci rimane difficile da capire è come, nonostante tutto ciò che ci circonda, nonostante quello che viviamo adesso nel nostro tempo, questo tempo di guerra, di discordie, di situazioni anche terribili per le famiglie, il Natale ci riempie il cuore, ci riesce a riscaldare ancora, a dare
forse una parvenza di pace, di tranquillità, ma non è nient'altro che una proiezione di un bisogno che sentiamo, allora come oggi. È un Natale diverso quello di quest'anno, più difficile, per molti più amaro, nel quale il vento della crisi soffia forte più che mai. E una crisi economica che non deve però diventare una crisi di relazioni e di solidarietà. Ha detto bene, perché ciò che ci arricchisce e che non, ci farebbe superare anche questo momento di precarietà sarebbero proprio le relazioni. Se mancassero, penso che siamo tutti, riusciremo tutti impoveriti. La nostra realtà, specialmente quella molisana, è una realtà fatta di rapporti, di incontri. E se ecco, in una casa manca qualcosa, quello che si evidenzia è che c'è sempre il vicino, che c'è sempre qualcuno che interviene, che ti aiuta. Per cui la richiesta più che altro che viene dalla base, dal popolo di Dio, è che non manchi occasione per incontri, per momenti che non siano solo ricreativi, per amor di Dio, questo è il tempo della tombola, dei momenti così di svago nelle famiglie, ma più che altro è quel tempo che una volta, visto che lei mi ha detto una volta si condivideva intorno a un focolare. Adesso non ci sarà più questo focolare, può darsi, ma c'è una tavola che può essere arricchita non solo di ecco, ogni ben di Dio, ma che finalmente ci fa guardare l'un l'altro, ci scopre in questa novità che il percorso Covid ci ha, come dire, quasi abbrutito. E la gioia di poterci finalmente rivedere. Io ho tolto solo da poco la mascherina, ma la precauzione, pur non mancando, non deve però creare alibi per innalzare muri. Ecco, quindi oggi prevale il consumismo su tutto? Purtroppo, nonostante la crisi che tutti gridiamo, nonostante che si dice, io la considerazione che facevo con alcuni collaboratori ieri e l'altro ieri, io vedo i supermercati, i centri commerciali pieni, vedo i locali di pizzerie, ristoranti, per l'amor di Dio è una gioia per loro, devono anche loro, ecco, riconquistarsi questa normalità anche di un giusto, di una giusta retribuzione. Ma qual è la crisi vera? Qual è la crisi vera? Questa me la sto chiedendo e penso che rischiamo di essere talmente disinvolti da diventare superficiali e non guardare più profondamente a qualcosa che sta venendo meno, i valori, i principi. So di qualche così notizia estemporanea di piccoli gruppi di balordi che ecco, anche qui da noi creano scompiglio la sera, nella passeggiata serena che si può vedere ecco, nelle nostre piazze, nelle nostre strade. E vedo anche purtroppo tanti bisogni e tante necessità che si stanno veramente creando in tante famiglie. Era il Natale dell'attesa, anche l'attesa degli zampognari alla messa di mezzanotte, e l'attesa dei canti e delle musiche, è tutto un bel ricordo, Monsignor Cibotti. Sì, mi sembra così strano, eppure noi siamo la terra dei zampognari, non li sento. E, esatto, ma vedo anche, sarà una nota forse stonata, mi permetto di purtroppo sottolinearlo, ma neanche nessun canto esterno, neanche da questi locali pubblici. Sono tutte, ecco, come dire,
un rumoreggiare, ma non, ecco, nessuno spunto che possa riportarci al Natale. Meno male, nonostante la crisi c'è qualche luminaria, ma altrimenti anche quelle, mancando, ci avrebbero fatto perdere anche quel piccolo sfavillio di lucette che in mezzo a tanto buio non farebbe male. Ecco, allora c'erano ai nostri tempi, ma siamo coetanei, quindi pochi regali, diciamo pochissimi, ma forse uno, per esempio un pallone che arrivava, un pallone di cuoio che aveva una durata eterna, infrangibile, e uno si sentiva felice. Sì. E ci accontentevamo anche di poco. Quello che adesso mi sembra di stare a risentire una mamma che mi diceva: mio figlio già mi ha detto che voleva il Nintendo. Oggi siamo sbalorditi da questa tecnologia, e quello che mi dispiace è che nelle nostre case, anche se noi siamo una regione fortunata da questo punto di vista, ma stenta a ricomparire il presepe, l'albero di Natale. Forse anche questa pandemia ci ha un po' sconvolti, ma cos'è il nostro Natale? Cos'è? Ma proprio lei ha detto del presepe, proprio un altro elemento proprio che caratterizzava le feste di una volta era proprio l'allestimento del presepe in ogni famiglia, una tradizione che resiste però ancora in molte case, ma che è stata in gran parte abbandonata a favore di, lo definisco io, più laico albero. Una tradizione presepiale che un tempo riuniva tutta la famiglia sin dai primi giorni del mese di dicembre e prevedeva un lavoro che poteva richiedere anche diversi giorni, come d'altronde un presepe che si realizza in una chiesa. E coinvolgeva tutti in casa, dai grandi ai piccini. E poi questa anche, non lo so se è volontaria la cosa, ma non chiamare più l'albero di Natale, l'albero della gioia, l'albero della vita, l'albero dell'abbondanza. Si cerca sempre più di laicizzare tutto a tal punto che arrivano i momenti in cui nelle scuole abbiamo problemi anche di accettare o no, dare l'assenso alla costruzione di un presepe. È lodevole l'impegno anche di alcune parrocchie, e anche a livello diocesano stiamo facendo un concorso di presepi proprio per far rinascere questo desiderio, non solo parrocchiale ma anche familiari. E questo perché? Perché torniamo ai nostri tempi, quando ero bambino, eravamo bambini, davanti al presepe avevamo le fantasie più belle, immaginavamo un mondo che non era nostro perché del tempo di Gesù, ma che proiettavamo un tempo bello e diverso che avremmo potuto costruire una volta cresciuti. Una componente fondamentale una volta era anche della festività, era la carità, cioè intesa come aiuto concreto ai poveri o anche come disponibilità del proprio tempo verso i più bisognosi. E ce lo ha ricordato il Papa ultimamente, ci ha detto: fate poche spese, ma ricordatevi di chi sta soffrendo. E questo ce l'ha detto in occasione anche di quella scena così terribile dei bambini che soffrono il freddo in Ucraina, e che, ecco, spinge la Chiesa a fare anche una ricerca di magliette termiche per aiutare questi bambini. Solidarizzare in questo momento sarebbe, diciamo, il dono più bello da mettere, ecco, sotto l'albero. Non più, ecco, pacchetti così belli con i fiocchi, ma forse una piccola cartolina dove scriviamo: oggi anch'io ho concorso ad alleviare la fame in quella parte del mondo, a vestire dei bambini che soffrono il freddo perché senza corrente, senza gas. E il momento questo dove veramente questo calore del presepe fa sì che riscopriamo anche il bisogno di essere utili a qualcuno, perché parlo anche di una solidarietà che ci muove verso, ma anche a creare occasioni per
sostenere la vita e anche la salute di molti popoli, perché a volte creiamo l'errore anche di adesso focalizzarci troppo sull'Ucraina, dimenticando che ci stanno moltissime zone della terra che hanno altrettanto focolai di guerra, come anche non possiamo dimenticare in questo tempo che le nostre spiagge sono ancora meta di barconi che continuamente mi ha fatto veramente molta tenerezza e mi ha commosso. Una mamma che partorisce dentro una nave di salvataggio e un bambino che scivola dalle mani della mamma e muore annegato. Sono i fatti di oggi che, come all'inizio sottolineavamo, può creare anche un po' di indifferenza, tanto non tocca a noi. Ma come si fa a rimanere impassibili? Anche perché in quella grotta vediamo un bambino, non vediamo un gigante. Ecco, in questi giorni, Monsignor Cipotti, occorre mobilitare i fedeli, e dico io non solo, alla comunione con i più poveri, con chi ha bisogno del pane spezzato per superare le proprie difficoltà. Il nostro emporio della solidarietà, è brutto dire così, però fa capire la vera necessità, è stato un successo. Quante famiglie veramente hanno bisogno. L'emporio è stato lo sforzo per ridare dignità a chi ha bisogno, però nello stesso tempo sottolinea che esiste una fascia anche nascosta, perché ecco, molto riservata, che stenta ad arrivare alla fine del mese. E questo momento, adesso torniamo alla domanda, perché vivere il Natale ogni anno? Perché ogni anno forse ci vuole qualcosa, qualcuno, un evento che ci ricordi che non possiamo essere solo felici e da soli, ma abbiamo bisogno di condividere questa felicità, facendo in modo che tutti possano avere speranza. Torniamo sempre al passato, perché noi piace ricordare i tempi in cui siamo stati veramente molto felici. C'erano dei rituali della vigilia, preparare il capitone, l'anguilla, ma anche le lenticchie, che poi erano il piatto tipico per augurare a tutti tanta fortuna, tanta serenità, tanto benessere. Ebbene, proprio queste lenticchie, che erano buone e profumate, di buon auspicio, con quel pane croccante che usciva dai forni di Isernia, perché una volta qui a Isernia, nella parte bassa, dall'arco in giù, c'erano tanti forni, partendo da Giancola, poi per arrivare a Garofalo e poi ad Avicolli, giù nei pressi della chiesa di San Pietro Celestino. E in questi vicoli così civettuoli si sentiva questo profumo del pane, che era di buon auspicio. Che c'è ancora? Uno è rimasto, poi gli altri purtroppo non ci sono più. Ma sono odori che riportano alla nostra infanzia. Io quando ero bambino, e penso anche lei, non nella sua realtà familiare, assistevamo a questo rituale dei preparativi e i dolci che vedevamo non si potevano neanche toccare, perché era il rituale che solo dopo la nascita del bambinello si poteva accedere ai dolci, ai biscotti, e vedere quel ben di Dio, quei profumi. Era anche per noi bambini un grosso sacrificio. Però ecco, c'era quasi una devozione a vivere quel momento del Natale anche come non il momento dei regali, ma come il momento che finalmente potevamo gustare la premura della mamma e la bontà e la dolcezza di una mamma che aveva messo nel condimento qualcosa di più che semplice zucchero o cacao. Bene, poi per venire al giorno del Natale, che era anche il Natale dell'eleganza, perché si camminava mostrando il vestito migliore, magari riassettato, ripulito, in qualche parte anche cucito e ricucito. Sì, ma com'è dimenticarli questi momenti? Probabilmente siamo nostalgici, non lo so, ma quando ecco vedo i bambini che vengono a Natale e che sono col loro abitino tutto particolare, prima
faceva parte proprio del rituale, ed erano due circostanze nell'anno in cui, tenendo presente le difficoltà che avevamo nelle nostre famiglie, due periodi dell'anno dove si cercava di riavere qualcosa di nuovo, Natale e Pasqua. Ma Natale, la notte di Natale, poi si faceva sfoggio anche di una presenza, no? Che era quella di tutta la famiglia rivestita, no? E non c'era verso per noi bambini. Qualche, io sono stato bambino e mi ricordo, facevo anche da chierichetto, a 5 anni ero il più piccolo dei chierichetti, dei ministranti. Non c'era mai una lamentela e andavamo a messa a mezzanotte al freddo. Mamma, papà, si andava a messa e noi volevamo giocare, stavamo a fare la tombola, improvvisamente si sospendeva tutto. A messa, sì, piccoli borbotti, no, e dai. Ma poi c'era tutto questo alone di mistero che non era solo il lasciarsi trasportare da quella liturgia misteriosa, la messa in latino, tutte queste cose qua. No, era vedere intorno a sé tutta una popolazione che aveva lo sguardo fisso su quel centro lì che era l'altare, ma poi improvvisamente, come una zoomata, andavamo a quella scena e a quella mangiatoia piccolina dove c'era un bambinello. E poi lei faceva riferimento a qualche momento anche di ilarità, ma da bambini, no? E stavamo tutti mezzo insonnacchiati quando il sacrista tirava il pannolino che doveva scoprire il bambino, quante volte si inceppava, non riusciva allora lì a ridere come bambini, no? E poi la gioia, è un'altra tenerezza, poi mi permetto, era poter baciare il bambinello. Non so, sono esperienze del anche emozioni vissute che ricordano. Sì, sono emozioni di un fanciullo. Molto forti. Sì, sì, che poi erano semplici, era un bambinello. E a volte, sa, quando lo rivivo, quando vedo le persone anziane, quando vengono e mi commuove anche ricordarlo, vedere qualche persona anziana che gli scappa anche qualche lacrimuccia mentre bacia il bambinello, perché si succedono ricordi, si pensa ai propri genitori, a quante cose. Per non pensare poi al sacrestano che a mano tirava le funi con il suono delle campane, oh, prima della mezzanotte. Mamma mia. Adesso tutto è elettrico, si è elettrizzato tutto il mondo. Ma la scena, vede, lei adesso ha un dono, perché è quello di farmi rivivere certi momenti, perché il mio paese è Casalbordino. Quando dopo avevo sui 7 anni, 8 anni, il sacrestano ci portava a suonare, perché a volte si suonava da sotto con le corde lunghe, no? E la cosa che facevamo era quello di aggrapparsi e lasciarsi portare in alto, e il sacrista che gridava e che ci diceva di essere prudenti. Ma la parrocchia era il centro di tutte le famiglie. E anche questi eventi, che sembrerebbero quasi scollati, no? Staccati, sono invece quei pezzi che formano questo collage straordinario del Natale, dove forse allora, almeno quello che mi ricordo io, non c'erano tutte queste luminarie allora, ma ciò che non mancava era il vocio e questo dirsi buon Natale, buon Natale, e questo sorriso che si stampava in tutti. Ed era una piccola tradizione che si è persa un po'. Era il luogo e il momento di riappacificarsi con qualcuno con cui si erano rotti i ponti. Allora non esistevano i Provax, i Novax, perché il vaccino si faceva anche se non era obbligatorio, senza discussioni, e grazie al vaccino molti di noi possono oggi leggere, scrivere, sorridere e abbracciare i nipoti. Sì,
Abbiamo la presunzione, visto ecco, il livello mediatico che siamo, a cui siamo arrivati, abbiamo la presunzione a volte di saperne di più degli altri o degli specialisti, però ecco, abbiamo una sacralità da proteggere che è quella della vita. Sì, c'è ancora un parlare, adesso lei da giornalista ne sa ancora meglio di me, c'è ancora un parlare sulla necessità dei vaccini. Di fatto ad oggi esso, il vaccino, almeno ci garantisce di rimanere in vita. Poi la salute deve essere anche una sorta di responsabilità di ciascuno, per cui anche l'attenzione a avere o non avere, portare o non portare la mascherina, sapersi igienizzare e sapersi anche, come dire, collocarsi in momenti particolari della nostra vita in modo tale da evitare contagi. Questo è un discorso che è prettamente umano, sulla nostra responsabilità. Monsignor Cibotti, anche quest'anno ci saranno tante persone che per ripararsi dal freddo dormiranno nei dormitori o anche in qualche fabbrica dismessa. E quest'anno ci saranno però tanti volontari, tante associazioni, dalla Caritas, che dedicheranno il Natale ad aiutare chi è meno fortunato di loro. Un'immagine che offre diversi spunti di riflessione. Il primo, negativo. La pandemia, la crisi economica, la guerra, la crisi energetica stanno aumentando il numero delle persone che faticano ad arrivare alla fine del mese. Intere famiglie addirittura spengono il riscaldamento perché non possono permettersi di pagare la bolletta o faticano a garantirsi un tetto sulla testa. Quanto è grave l'emergenza povertà? Se dovessimo circoscrivere il problema alla nostra realtà molisana, i numeri sono abbastanza alti. Noi abbiamo anche l'opportunità di essere H24 a disposizione, anche le forze dell'ordine quante volte chiamano i nostri volontari per sostenere, aiutare chi improvvisamente trovano nelle stazioni oppure per le strade. Però, come lei diceva, è vero, questo ha, diciamo, portato sempre più in evidenza la povertà come realtà che sta moltiplicandosi. Però, anche perché io sono convinto che c'è una speranza che è data proprio da questi segnali positivi, quanti volontari. Noi nella Caritas abbiamo i volontari, quelli che fanno parte del, diciamo, del gruppo ormai stabilizzato, ma nei momenti del bisogno, come nel Covid, sono aumentati. Noi abbiamo avuto l'esperienza di persone che si sono date disponibili ad andare a aiutare le persone che sole stavano a casa, non potevano fare la spesa, persone che si sono rese disponibili per preparare i pacchi e il mangiare quotidiano per alcune famiglie. Cioè, questo evento così brutto però ci ha dato un'immagine impensabile di quanto il molisano, ma vorrei dire i cittadini, hanno in loro come ricchezza custodita, mai espressa, e in questa circostanza è uscita proprio allo scoperto. E nonostante che questo momento ravvivi in noi il desiderio che finisca questa precarietà, però ecco, confidiamo nella generosità e nella disponibilità del popolo isernino e del popolo molisano, perché anche i miei confratelli del Molise, quando ci confrontiamo, riusciamo a evidenziare come veramente c'è questo carattere di solidarietà, di carità e di amore che, specialmente in questo periodo Natale, no?
ci richiama a quella precarietà che ha vissuto la stessa famiglia di Nazareth e che ha trovato un sostegno, un riparo, anche umile, anche probabilmente, come dire, inadeguato all'evento della nascita, ma che ha dato un tetto, che ha dato un calore, che ha dato una presenza. E allora io, da parte mia, mi scuso se dico così, benedico questo momento così delicato e difficile, perché ha portato finalmente alla luce la dimensione vera del nostro popolo, quello di saper accogliere, di saper andare verso e di saper solidarizzare e di saper amare. Ecco, il secondo spunto di riflessione rispetto all'immagine di apertura è positivo e dimostra la solidarietà e la capacità di tanti serniani di mettersi al servizio degli altri, non crede? Oh, io sono ammirato da questo. E in Caritas registriamo veramente tanti di quei motivi di gioia e anche di commozione. E la cosa che poi, ecco, non tutti sanno, noi abbiamo avuto il privilegio di avere diverse persone, giovani anche, che hanno vissuto l'esperienza penitenziaria, che in questo momento sono di aiuto e di sostegno ad altri, agli stessi loro amici con cui condividono esperienze negative, ma sono momenti in cui loro hanno trovato il motivo per rinascere, per ritrovare speranza in un futuro migliore, ma anche per dare speranza agli altri. E questo momento, il momento del bisogno, è un momento in cui si scopre quello che dicevamo prima, la cosa più bella, la ricchezza più bella, l'incontro con l'altro. Ecco, la famiglia e gli amici sono il motore della vita, Monsignor Cibotti. L'amore che accompagna questi rapporti deve essere sempre celebrato, ma la quotidianità forse annebbia un po' questo dovere. Il significato del Natale sta proprio nel riuscire a rinvigorire questi legami? Fortunatamente questi momenti sono momenti in cui la famiglia si ferma e si pone tante domande. Prima c'era una tradizione, visto che stiamo ricordando alcune tradizioni, che è quella della famiglia che a Natale, prima di mettersi a tavola, si ritrovava davanti al presepe per una semplice piccola preghiera al bambinello. Il calore della famiglia, che è simboleggiata da quella grotta, da quella famiglia, è, diciamo, il punto di partenza da cui poter veramente rivedere anche tante situazioni che anche nelle nostre famiglie locali stanno purtroppo accadendo, motivi di risentimenti, separazioni, divisioni, per non parlare anche di qualcosa che fino adesso ci vede un pochettino più protetti, ma per non parlare dei femminicidi che succedono sempre dentro casa, dentro le famiglie. E allora questo luogo, il luogo interiore dell'amore, diventa il luogo dove scoprire e capire anche meglio il significato di questa incarnazione. Dio ha voluto che suo figlio si incarnasse, perché l'uomo comprendesse che l'amore è eterno, niente può distruggere l'amore. Il Natale, Monsignor Cibotti, è il periodo più bello dell'anno, il momento migliore in cui poter godere maggiormente degli affetti della vita. Può fare un augurio di Natale non solo ai fedeli della diocesi di Senia Venafro, ma a tutti i molisani, anche gli abruzzesi, anche quelli del suo paese Casalbordino, che ora la seguono perché la nostra emittente si vede da sia in Molise che in Abruzzo, anche da Chieti. Allora, un augurio a tutti, Monsignor Cibotti. L'augurio che mi sento di dare principalmente è quello di costruire speranza, di costruire
serenità e pace. Dobbiamo diventare costruttori di pace. Non basta solamente augurarsi una pace che dovrebbero altri riuscire a donarci. Siamo noi i primi. E poi l'augurio è che in questo giorno si mettano da parte ogni discordia, ogni dissapore, e che si cerchi sempre di più di poter vivere quell'amore che ti permette di guardare negli occhi chi ti ha anche fatto un torto, ma di guardare in faccia tutte quelle persone che sono per te sono debitori di uno sguardo e di un sorriso. E vorrei veramente poi chiedere a tutte le famiglie di fare uno sforzo. Evitate qualsiasi scusa per non stare insieme. State insieme quel giorno. Condividete anche quel poco che la tavola vi può garantire, ma godete della gioia di stare insieme e riscaldatevi al fuoco di quella gioia che il Signore mette nel cuore di chiunque sa amare, sa perdonare e sa credere nell'uomo. Le ringrazio per le belle parole, per essere stato qui con noi, parole di speranza, di fiducia per tutti, e auguriamo a lei un santo Natale, Monsignor Cipotti. Anch'io ringrazio voi e auguro col santo Natale un felice anno nuovo. Bene, dopo aver ascoltato le parole di Monsignor Claudio Palumbo e Monsignor Claudio Cipotti, ci fermiamo qualche minuto, pubblicità, poi torneremo alla seconda parte, ci soffermeremo un po' su alcune associazioni di volontariato che fanno tanto per i più bisognosi, per le persone che hanno bisogno, e parleremo anche dei presepi, perché sono stati realizzati dei presepi davvero molto belli che vale la pena di vedere. A tra poco dunque. In questa seconda parte cercheremo di spiegare cos'è il volontariato, cosa fanno i volontari, dando quindi un quadro generale di questa attività svolta spesso anche in modo totalmente gratuito. Il volontariato è un'attività di aiuto che chiunque, da solo oppure in associazioni, può decidere di fare. Si tratta di mettere le proprie capacità, anche le più semplici, a disposizione di chi ne ha bisogno. Si fonda sul principio della solidarietà e può essere rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto. Lo faremo con le gradite ospiti che passo subito a presentarvi. Lorena Minotti, direttrice del Centro Servizi Volontariato del Molise, grazie per essere qui con noi. Giulia Enrica D'Ambrosio, referente Associazione Malati di Alzheimer, grazie anche a lei. Grazie. E Maria Mastroiacovo, presidente Cielo e Terra, organizzazione di volontariato. Grazie. Allora, inizierei con la direttrice del CSV Molise. Da quando ha preso il via questa vostra attività? Allora, il CSV Molise, così come lo si conosce oggi, opera dal 2015 in Molise, fattivamente con questo asset dal punto di vista del direttivo dal 2019. Mi pare che è nato dalla fusione di tre associazioni preesistenti, è così oppure? Esattamente, perfetto. In passato c'erano tre centri di servizio, uno a Isernia, uno a Campobasso e l'altro a Larino, si sono fusi per dar vita proprio al centro regionale. È un po' il fulcro di tutte le associazioni operanti sul territorio? Assolutamente, un punto di riferimento, crediamo, no? Perché poi diamo loro supporto per svolgere le attività ordinarie, ma anche più specifiche e settoriali. Ecco, infatti vediamo in queste immagini una delle tante riunioni, convegni che voi fate, quindi c'è un coinvolgimento di centinaia e centinaia di volontari che hanno raccolto il vostro invito. Assolutamente, la nostra base sociale conta 140 ETS tra ODV e APS, però noi offriamo servizi, dobbiamo offrire i nostri servizi a
a tutti gli enti del terzo settore del territorio. Oggi in Molise se ne contano all'incirca 700 per quelle che sono le associazioni, quindi 700 associazioni e tutti i volontari che vi ruotano attorno, insomma. Ecco, il ruolo determinante lo si deve, lo citiamo anche il presidente, il vostro presidente Gianfranco Massaro, che si è dedicato e si dedica molto proprio, ecco, lo vediamo inquadrato in queste immagini, proprio al ruolo di tutte le associazioni del volontariato. Soprattutto anche alla partecipazione attiva e al coinvolgimento, no? Noi dobbiamo operare con il principio della porta aperta e il CSV Molise è uno dei CSV a livello nazionale che conta una base sociale maggiore, ovviamente in maniera proporzionale a quelli che sono poi gli enti del territorio. Abbiamo una bella base sociale in crescita, quindi è molto gratificante anche per lui, perché poi la partecipazione è attiva e è continuativa nel tempo anche da parte degli enti del territorio. Bene, Giulia Enrica D'Ambrosio, che è referente dell'associazione Malati di Alzheimer. Sul volontariato la prego di spiegare un po' anche l'importanza di questa vostra attività e di come la solidarietà sia un cardine cruciale al giorno d'oggi, soprattutto anche tra i giovani. Sì, allora noi come associazione, appunto come il nome stesso dice, abbiamo come cuore le persone affette dal morbo di Alzheimer e le loro famiglie. Ci prendiamo cura con il centro diurno delle persone appunto affette dal morbo, che vengono da noi e fanno tutte le attività di stimolazione cognitiva, stimolazione motoria, per poter rallentare il decorso della malattia. C'è però accanto anche il sostegno dedicato proprio ai familiari con il centro di ascolto, dove sono a disposizione diverse figure professionali, anche lo psicologo, e comunque si fanno poi incontri di gruppo. I centri sono su Termoli e su Campobasso, e su questo devo ringraziare effettivamente anche la disponibilità dell'amministrazione, sia l'amministrazione comunale di Campobasso, Termoli, anche gli ambiti di Termoli e di Campobasso, e l'ASREM stessa, che poi a Termoli ci ha messo a disposizione lo spazio. La nostra struttura funziona soprattutto grazie ai giovani, al volontariato, al servizio civile, e anzi tra poco si riaprirà anche il bando per poter prendere parte al servizio civile. Noi abbiamo 15 posti, quindi 15 ragazzi tra i 18 e i 29 anni su Termoli che stanno con noi, e 10 ragazzi che stanno al centro a Campobasso. Insieme agli altri volontari, insieme ai professionisti, effettivamente si crea un bellissimo ambiente variegato con l'età, e questo ci permette di dare un'accoglienza a 360 gradi. Da parte vostra c'è proprio tanta sensibilità, perché provate ad immaginare ora se di colpo, un poco alla volta, i nostri ricordi diventassero spenti, quindi confusi, distanti, quasi inafferrabili. A questo punto c'è un approccio anche un po' particolare da parte vostra, sì, dottoressa. Inizialmente sono diversi i punti che vengono persi, sicuramente i ricordi sono più intaccati, ma c'è anche tutta la parte linguistica, quindi poter approcciarci non solo con l'amore. Io dico sempre anche ai ragazzi, quando spesso vengono altri volontari, tirocinanti OSS, ragazzi delle scuole che ci vengono a trovare, e sono molto timorosi nel non sapersi come approcciare, però poi gli si apre un mondo, perché c'è il canale emotivo, c'è il canale della musica, c'è il canale del contatto, della vista, dei colori, che invece ci permette ancora di comunicare perfettamente con loro e creare effettivamente ridare senso alla vita, ecco, proprio in questo modo. Anche se i ricordi si spengono, si trasformano o svaniscono, c'è comunque un altro canale che si può usare e si può ridare il benessere nel qui e ora, nel presente, inteso come dono, un presente. Bene, Maria Mastroiacova è la presidente di Cielo e Terra, un'organizzazione di volontariato. Che come nasce questa vostra... Noi siamo a Trivento, diciamo che la nostra associazione comprende tutta la Valle del Trigno, l'Alto Molise, la Valle del Trigno e i paesi limitrofi a Trivento. E questa associazione, diciamo questa esigenza, è nata proprio dalle famiglie. Io in prima persona ho un problema familiare, ho mia sorella Down, che finita la scuola dell'obbligo si è chiuso tutto, non c'è stato più nulla, e così per altri
altre persone che hanno una disabilità in quel territorio. Noi poi siamo molto lontano dal centro e quindi per noi era molto difficile usufruire dei servizi che magari Campobasso offre, e era necessario trovare una soluzione. Io ho cercato, però nel 2009 mi sono resa conto che era difficile ottenere un servizio dalle istituzioni. Abbiamo chiesto ma non c'è stato dato risposta, quindi ho deciso di formare questa associazione e mi è stato dato l'appoggio del vescovo, allora Monsignor Scotti, e anche delle istituzioni che allora erano presenti sia della regione sia a livello pure comunale, e quindi insieme alle altre famiglie abbiamo formato questa associazione delle famiglie, appunto, delle persone disabili fuori dall'obbligo scolastico, e nel 2011 è partito il centro diurno. Noi siamo all'interno della ASREM, io ho preteso che mi venisse dato un ambiente protetto per i ragazzi, perché era la mia prima esperienza, quindi è stato molto difficile iniziare questa esperienza e questo percorso. Però nel tempo siamo cresciuti molto, praticamente noi andiamo a casa a prendere i ragazzi, poi Trivento è molto dislocato anche nelle contrade, certo. E quindi è stato molto difficile. È un centro diurno, mi pare, vero? Centro diurno socio-educativo. Fermo per un attimo, perché c'è un bel filmato che riassume un po' la vostra attività. Grazie. Però vorrei, grazie all'ausilio della regia, mandarlo in onda. Vediamo questo contributo. L'associazione è stata creata in realtà nel 2009 e poi man mano abbiamo cercato di risolvere il problema che avevamo ognuno di noi. Questa è un'associazione delle famiglie, delle persone con diverse abilità, e abbiamo pensato che per noi necessitava dare un servizio a noi stessi, a noi famiglie, e quindi abbiamo pensato di aprire questo centro diurno socio-educativo, e nel 2011, a marzo del 2011, il 6 marzo, abbiamo aperto questo centro. All'interno di questo poliambulatorio ci hanno dato tutte le autorizzazioni, e quindi siamo ospiti della ASREM qui a Trivento. E questa è un'associazione, diciamo, che è stata pensata proprio per supplire alla mancanza di servizi in questo territorio per i ragazzi che finivano le scuole e dopo la scuola non c'è nulla. Noi già abbiamo il problema che viviamo lontano dal centro, da Campobasso, dai centri più grandi, quindi non abbiamo molti servizi e abbiamo molte campagne, quindi già c'è difficoltà sulla viabilità, su vari servizi che il paese ci offre. E figuriamoci un po' con delle persone disabili in famiglia, il problema è ancora più sentito, quindi era necessario creare questa realtà, e l'abbiamo fatto noi famiglie con tanti sacrifici, però devo dire anche con l'aiuto concreto di molte istituzioni, del piano sociale di zona, del comune di Trivento, della diocesi, della regione, perché quando si pensa e si crea un progetto valido e si chiede aiuto, poi l'aiuto viene, man mano l'aiuto viene, basta crederci e riportare questo crederci fuori alle istituzioni, e l'aiuto arriva, a noi ci è arrivato, e questo è stato fondamentale per aprire, per andare avanti in questa realtà. Bene, quindi mi pare di aver capito che siete un'organizzazione di volontariato che opera in favore di persone diversamente abili delle loro famiglie. Quindi siete delle persone che vi mettete al servizio di altre persone.
Sì, che hanno bisogno, il volontariato nel nostro territorio ancora non è molto sviluppato, devo dire la verità, ci stiamo lavorando, stiamo con l'esempio, a volte l'esempio vale molto più delle parole, noi abbiamo dimostrato quello che si può fare e siamo stati aiutati molte volte dalle persone che vivono nel territorio, che ci conoscono, però a livello di volontariato quotidiano ancora manca qualcosa. Io penso che ognuno debba scoprire da solo questo percorso, fa parte della vita di ognuno, e ognuno che viene poi alla fine dice: io ho donato qualcosa ma ho ricevuto molto di più di quello che ho donato. Quindi io invito tutti a fare questa esperienza che ci arricchisce sicuramente. E i ragazzi da noi lavorano benissimo, noi l'ho sempre detto, non siamo in grado, non siamo capaci di trattare la disabilità che è in loro, perché è un'altra cosa, il nostro è socio-educativo, un centro socio-educativo, noi cerchiamo di capire e di trattare l'abilità che c'è in ognuno di loro, e con i laboratori che abbiamo si lavora molto bene, noi lavoriamo la ceramica, facciamo decoupage, abbiamo un bellissimo giardino, quindi d'estate ci curiamo delle piante e i ragazzi hanno acquisito un metodo, abbiamo acquisito noi. Con l'esperienza dal 2011 a oggi possiamo dire che abbiamo acquisito da soli un metodo di lavoro con loro. Bene, direttrice Minotti, ha accennato prima la dottoressa del fatto del servizio civile, è importante, sì, perché mi pare che c'è la possibilità proprio di poter usufruire, e rivolta anche a tanti giovani, può spiegare meglio un po' il concetto anche del... Come... chi ci ascolta, per far capire, sì, cosa devono fare, a chi rivolgersi. Il servizio civile è rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 29 anni, cittadini italiani ed europei, comunque residenti in Italia, i quali durante un anno possono decidere di mettere a disposizione la propria persona e il proprio tempo per un progetto, per una progettualità che sia stata presentata da una pubblica amministrazione, da un'associazione, da una cooperativa sociale, e prendere parte in maniera quotidiana per 25 ore settimanali alle attività che l'ente propone. È un'azione molto molto importante, perché permette ai giovani in un territorio anche come il nostro di entrare in contatto con delle realtà che altrimenti non si avrebbe forse neppure la possibilità di conoscere, ma anche una cosa indispensabile e importante da ricordare è che facendo attività diverse dal quotidiano, diverse da quelle che sono quelle che ci si aspetta anche professionalmente, si acquisiscono professionalità, soft skill che la persona, oltre naturalmente a un'empatia, la cultura del dono, la solidarietà, però sono delle conoscenze, delle competenze che assolutamente la persona, crescendo individualmente e professionalmente, può poi riutilizzare nel percorso di vita personale, professionale che si fa. Quindi è un arricchimento a tutto tondo. Ma è bene che sia un bando che è stato, sì, pubblicato dal Dipartimento per, sì, le politiche giovanili. Assolutamente. È partito da qualche giorno e scadrà, sì, mi pare, a metà febbraio. Il 15 febbraio. Quindi sì, pertanto le candidature... A inizio febbraio. Spieghiamo un po' le candidature, i giovani, sì, questo è importante. Occorre andare sul sito del Ministero. Dovranno essere inviate quindi entro metà febbraio. Assolutamente, in maniera, sì, telematica, digitale quindi. Certo. E i giovani possono scegliere, possono fare filtro, scegliere la provincia e il territorio di riferimento, con il progetto di riferimento anche in base alle proprie, ai propri talenti, alle proprie aspettative. Certo. Presentare la propria candidatura. Ciascun ente che ha proposto i progetti successivamente aprirà delle selezioni, ci saranno dei colloqui e i ragazzi poi, una volta conclusosi tutto l'iter, potranno iniziare a prestare il proprio servizio di volontariato presso le associazioni o l'ente proponente, e c'è anche un piccolo compenso che in qualche modo va a sostenere anche il ragazzo che poi fa attività presso l'associazione. È un modo davvero importante di crescita che dura un anno e non è ripetibile, e che arricchisce. E lei ritiene che i giovani recepiscano questo messaggio?
Credo di sì, credo che però sia anche importante da parte delle associazioni o di chi lavora nel mondo del volontariato di riscoprire il modo per comunicare con i giovani, partendo dal presupposto che i bisogni e l'appagamento personale, perché poi fare volontariato passa anche attraverso l'io, bisogna comprendere quelle che sono le priorità e quelli che sono i motori che poi portano il cittadino e il giovane a fare volontariato, che sono probabilmente diversi da quelli di un giovane di 20 anni fa. Per cui sta anche a noi poi trovare un nuovo linguaggio, un nuovo messaggio e andare a colpire il target per destare la curiosità, l'interesse, per coinvolgere, no? Perché i giovani di oggi sono diversi dai giovani di 20 anni fa o di 40 anni fa, per cui anche molto spesso i direttivi delle associazioni che ad oggi operano sul territorio sono formate da persone non giovanissime che hanno iniziato a fare volontariato per ragioni diverse, in contesti diversi, quindi sta anche a noi capire oggi il giovane dove dovrebbe operare, perché dovrebbe farlo e interessarlo, coinvolgerlo. Ecco, dottoressa D'Ambrosio, quando si ha la malattia dell'Alzheimer c'è bisogno anche che qualcuno tenda la mano, una mano per intervenire, supportare, ascoltare anche tutte le singole esigenze di chi con questa malattia ci convive quotidianamente, però c'è anche bisogno di avere cura della tutela dei loro diritti sia in sede legislativa che in sede amministrativa, offrendo loro un aiuto concreto proprio nella gestione della malattia. Allora, l'aiuto concreto che noi possiamo dare ai familiari, come dire, prende diverse forme. Innanzitutto c'è la parte proprio di ascolto, come diceva, proprio di raccolta anche del loro bisogno di ascolto, perché oggi soprattutto, nonostante internet e la vita social, sembriamo tutti interconnessi, in realtà si parla tanto ma si ascolta poco. E questo ridà anche una speranza al familiare di poter essere capito, di non trovarsi da solo a combattere contro un qualcosa che effettivamente non si sa perché viene, non si sa come curare, non si sa, non c'è effettivamente una cura, non si sa la terapia che effetto può avere sul proprio familiare, non so che parole devo dire, mi innervosisco e soprattutto non accetto la malattia. Mio padre, mia mamma, mia sorella, mio marito, mia moglie, insomma, non mi riconosce, non sa più chi sono, non è facile convivere. Anzi, io dico sempre che questa malattia ha un risvolto decisamente peggiore, ha un carico decisamente peggiore probabilmente su chi la vive di riflesso, quindi non della persona colpita in particolar modo. Accanto a questo noi sicuramente diamo un supporto legale, quindi con l'avvocato, insomma, che ci segue quando necessario, e anche pratico, nella ricerca magari di una badante, se oltre le ore che passa al centro diurno ha necessità di un supporto a casa o altri bisogni, quindi è proprio a 360 gradi su tutto quello che serve, anche di rete con i medici, quindi con il neurologo piuttosto che il geriatra, insomma le diverse ovviamente specializzazioni che servono per il singolo caso, per il particolare. Noi facciamo una cartellina personalizzata, non solo per la persona affetta che sta da noi con gli esercizi mirati per lui o lei, ma anche per il caregiver. Presidente Mastroiacovo, voi naturalmente dovete pensare anche a contribuire all'inserimento, anche all'integrazione scolastica di questi ragazzi, lavorativa e sociale di queste persone diversamente abili, in modo da prevenire proprio il disagio sociale. Noi lavoriamo quotidianamente con questi ragazzi in maniera molto semplice. Io personalmente non ho la forza di intervenire, non ho i mezzi, non ho la possibilità di intervenire anche su ragazzi che diciamo ancora frequentano le scuole per pensare poi al dopo. Il dopo che io posso offrire come associazione a questi ragazzi è il quotidiano semplice, quello che affrontiamo ogni giorno noi, cioè
le attività di laboratorio e farli stare bene, farli vivere una vita dignitosa. Ai nostri ragazzi la loro vita è cambiata da quando frequentano il centro, proprio perché la mattina hanno un motivo per alzarsi, hanno un impegno che prima non avevano, e a me sembra dignitoso. Ogni società civile deve pensare a questo, e questa cosa l'abbiamo dovuta pensare noi famiglie, questo è grave, e ci siamo dovuti per molte cose sostituire all'istituzione. E io è proprio questo che voglio dire: nel momento in cui in una regione non c'è risposta per una persona in difficoltà e la famiglia non ha la forza di pensarci, di costruirgli un futuro, io penso che non nelle parole ma nei fatti debba esserci un'istituzione che ci pensa. Mi pare di capire che c'è una mancanza di sensibilità da parte delle istituzioni. Io non voglio fare assolutamente polemica su questo, perché ogni cosa, un fatto di dignità delle persone. Di dignità, ogni cosa che noi chiediamo, io devo dire la verità, l'istituzione ci sta vicino, però in questo senso, allora presenti un progetto, fai una qualsiasi cosa all'interno del centro, nessuno ci dice di no, è tutto un dire di sì, è tutto un apprezzare quello che si fa. Però lo dobbiamo fare noi come associazione. Io vorrei stare a fianco di qualcuno che mi aiuta come istituzione a pensare a questi ragazzi, a questa parte della società. Perché poi nel tempo noi abbiamo capito una cosa: non solo i disabili magari che hanno un problema fisico oppure cognitivo mentale, ma ce ne stanno tante di disabilità adesso nella società. La società è diventata difficile, ultimamente sono tante le difficoltà e tante le richieste di aiuto che io percepisco, che io ho, e quindi magari più assistenti sociali, più aiuto in questo senso nel sociale, questo chiedo. E poi nella regione tutti dovrebbero avere, tutte le famiglie che hanno un problema in famiglia di disabilità, tutti dovrebbero avere l'opportunità di rivolgersi ad un centro diurno che li aiuta. Allora, in questo periodo, soprattutto ci stiamo avvicinando a Natale, sono tante le associazioni che aumentano il loro impegno nei confronti di chi soffre, di chi ha bisogno. Bene, tra questi c'è l'associazione Demetra, che sta portando avanti una validissima iniziativa, nei giorni scorsi l'ha presentata. Io pregherei la regia di mandare in onda questo servizio. Il Natale è di tutti ed è per tutti, anche per coloro che scontano gli effetti di una profonda crisi sociale ed economica, ed è proprio per far sentire lo spirito natalizio alle persone in difficoltà che l'Associazione di Promozione Sociale Demetra ha organizzato le giornate della solidarietà. Domani la panificazione nei due forni di Gildone, mercoledì la consegna delle pagnotte di pane alle famiglie in difficoltà dei comuni di Toro, Campo di Pietra e San Giovanni in Galdo, grazie alla collaborazione di alcune aziende che hanno sposato il progetto. Noi questa volta su tre comuni ci hanno chiesto 100 pagnotte di pane, non è la soluzione al problema, però è un numero spaventoso, perché sono 100 famiglie, bisogna moltiplicarle, perché poi la famiglia può essere composta da due, da tre, da uno, quindi immaginate voi che stato di difficoltà ci possono essere in questi comuni che in questa prima fase hanno aderito. Io mi auguro che poi successivamente si possa ampliare il discorso e strutturare questo progetto a 360 gradi. L'iniziativa è stata presentata questa mattina nella sede del CSV Molise con la partecipazione degli amministratori dei tre comuni, e sono proprio loro, a stretto contatto con il territorio, ad avere il polso della situazione, come riferisce ai nostri microfoni l'assistente sociale Antonella Mucci. Sembra un po', diciamo, anomalo come dato, però in effetti sono tante le famiglie che hanno bisogno. Noi diamo anche il banco alimentare, quindi diciamo sono dei dati effettivamente riscontrati, ok? Quindi si parla di reddito cittadinanza, ma il reddito di cittadinanza non basta per aiutare queste famiglie, anche perché con un contributo minimo non si riesce a sopperire a tutte le esigenze.
Quindi ben venga questa iniziativa, anche perché cioè non è che risolviamo i problemi, manca il lavoro, la povertà esiste, latente, anche in quelle famiglie che diciamo non emergono, ok? E quindi noi cerchiamo di in qualche modo di aiutare, almeno per le feste natalizie, è importante insomma essere presenti in queste famiglie. Conosce molto il territorio rispetto agli anni precedenti? C'è stato un aumento di richieste sì, di aiuto? Sì, importantissimo aumento, nel senso che anche col Covid cioè, c'è stata una... diciamo che la piccola borghesia è diventata povertà. E quindi andiamo anche a aiutare queste famiglie. Una pagnotta di pane non allevia le sofferenze, ma è un segno di vicinanza nei confronti di chi attraversa un momento di difficoltà e si sente abbandonato. Il pane nella cultura cristiana è il simbolo dell'amore di Dio. Pane che a Gildone viene distribuito gratuitamente ogni anno l'11 e il 12 giugno in onore di Sant'Antonio di Padova e del Sacro Cuore di Gesù. La Proloco collabora con il Comitato Festa del Pane in questa iniziativa lodevole. Ringraziamo infatti l'Associazione Demetra per averci permesso di partecipare. In questo modo vengono rafforzate e promosse anche le tradizioni molisane. Non a caso la Festa del Pane di Gildone è unica nel suo genere, che quest'anno verrà festeggiata il 18 giugno. Il pane è stato da sempre simbolo di condivisione, solidarietà, e come facciamo noi a giugno, che al termine della processione il pane viene distribuito a tutti, anche quest'anno in occasione delle festività natalizie diciamo verrà dato in aiuto alle famiglie più bisognose. Bene, allora riprendiamo il nostro discorso con le gradite ospiti. Direttrice, allora mi pare Minotti, puntate anche molto sulla formazione, sull'aggiornamento, perché è un percorso che è in costante evoluzione per garantire a utenti e tutti i volontari del terzo settore che si riesca a rispondere sempre alle maggiori esigenze. Mi pare questa l'attività del CSV Molise sia un po' caratterizzata da tutti questi elementi. Sì, allora noi abbiamo approvato la nostra programmazione per la annualità 2023 proprio qualche giorno fa, e naturalmente una delle aree centrali è la formazione per i volontari degli enti del territorio, una formazione a 360 gradi su diversi aspetti, così come diversificate sono poi le attività che i volontari svolgono nelle tante associazioni, no? C'è naturalmente anche una grande importante azione che va a ricoprire l'area della consulenza, anche perché ad oggi i volontari devono specializzarsi, come sentivamo poc'anzi le altre ospiti, loro operano in associazioni del territorio con delle attività molto specifiche, molto professionali, e per svolgerle è necessario avere dei supporti consulenziali anche professionali, e il centro di servizio li mette a disposizione. Poi c'è il supporto nell'area comunicazione, il supporto logistico per la realizzazione di attività, di manifestazioni, un importante supporto alla promozione, quindi molto spesso, come poc'anzi abbiamo visto, il servizio dell'associazione Demetra, il CSV ha patrocinato l'iniziativa, le attività si è svolta presso la sede del centro di servizio, quindi cerchiamo di dare supporto a 360 gradi nel limite insomma di quelle che sono le competenze e le azioni programmate a tutti gli enti del territorio. È molto importante comprendere come loro operino quasi in solitudine, nel senso che poi vanno a far fronte a un bisogno effettivo che vedono nel territorio di riferimento, come nel caso di Trivento, una realtà isolata. C'è questa necessità concreta, un bisogno di base. Perché no, poi... Monitorate voi le criticità che ci sono nei vari territori, quindi, assolutamente, quindi sì. Cioè, questo è importante. Assolutamente, tutte le nostre programmazioni vengono fatte a fronte di monitoraggi specifici ma anche generali, e diciamo, le associazioni sono le sentinelle del territorio, perché poi le persone che danno vita e che costituiscono gli enti sono cittadini di quelle realtà che per primi vivono o vedono le criticità e danno risposta ad una difficoltà, ad un bisogno, attivandosi e trovando una soluzione. Molto spesso lo fanno da soli, molto spesso lo fanno in maniera isolata, e anche proprio questa, diciamo,
questa difficoltà del nostro territorio, con tante campagne, con tanti paesini così diffusi, fa sì che l'associazione operi molto spesso in solitudine o comunque non accompagnata dalle istituzioni. Il centro di servizio cerca di dare loro supporto con le dovute difficoltà del caso, perché gli enti del terzo settore in Molise sono tantissimi e sono in continua crescita, anche a differenza del numero della popolazione che diminuisce, però le associazioni aumentano. Però è indispensabile programmare nel medio e lungo periodo, perché poi la risposta che cercano molto spesso è una risposta ad un diritto e ad un bisogno di base. Quindi noi facciamo formazione, ma pensi che in un'associazione come quella di Trivento, ma anche come quella della dottoressa D'Ambrosio, oltre alle attività che loro realizzano a beneficio dei beneficiari diretti, ci sono tante altre azioni professionali che sono indispensabili proprio per far sì che l'associazione operi, che sono fiscali, amministrative, adempimenti legali, formazioni sanitarie specifiche per il personale, molti requisiti che vanno anche ad appesantire le azioni più solidaristiche di volontariato, che poi il volontariato vorrebbe attuare e che invece deve complementare, no? Dottoressa D'Ambrosio, mi domando, ma i giovani effettivamente percepiscono la solidarietà come un cardine cruciale ai giorni d'oggi? Solidarietà come cardine cruciale? Penso di no, sinceramente. Sono soprattutto in questa fase post-Covid, vedo anche a scuola, sono molto disorientati spesso e volentieri. Devo dire però che quando entrano a contatto appunto con il servizio civile o con le associazioni riescono ad aprire proprio il loro cuore, e lì gli si apre un mondo e soprattutto davvero ci regalano tanto. Io adesso sono 7 anni che sto con il servizio civile, ospito ragazzi del giovani, e devo dire che ogni anno entrano in un modo, escono in un altro, li vedi proprio cambiare, e ci hanno permesso di crescere tantissimo, ci hanno veramente regalato tanto e non posso fare altro che ringraziarli, tutti. Non so se sono stata io fortunata, particolarmente fortunata ad avere persone veramente splendide in tutti questi anni, insomma non ne sono passate poche. Ecco, quello che avete voi è un dono, ma lei come si è avvicinata a questo mondo? Allora, io mi sono avvicinata per accontentare il presidente, nonché mio padre, nel senso che mia nonna è stata una delle prime certificate malate di Alzheimer in Italia negli anni 70, quindi nel secolo scorso. All'epoca non c'era, proprio si iniziava in Italia a parlare di questo nome, hanno girato l'Italia con mia nonna per capire, perché aveva 50 anni. Quindi insomma un Alzheimer molto precoce, certo. Addirittura gli dissero che era la menopausa, non si preoccupi, è normale, è una donna. Insomma, poi arrivò la sentenza e lì il buio, perché chiaramente già oggi si è completamente disorientati quando arriva questo, quando ci si presenta davanti a questo nome, insomma a questa malattia. E all'epoca insomma è stato abbastanza scioccante, quindi mio padre con tante persone negli anni l'hanno portata avanti, io rientrando in Molise mi sono proprio appassionata al tema, nel senso che aiutandolo, andando lì, facendo i progetti, mi sono innamorata di queste persone che sì, hanno perso qualcosa ma hanno acquisito altro e ancora sono in grado di regalarci tantissimo. E quante ore della giornata le dedica a questa attività? Allora, io quando posso, nel senso che non essendo appunto il mio lavoro principale, la mattina cerco di essere presente se non ho impegni con la scuola o con altra formazione, però diciamo che quelle 20 ore sicuramente a settimana passano, perché poi è la senti tua, quindi certo, te la porti a casa giorno, notte, mattina, sera, ma anche i ragazzi, vedo ogni tanto mi scrivono la sera, guarda c'è questa cosa, avevo pensato, quindi ci si coinvolge, perché poi ci si pensa anche dopo che si esce dal centro. Ecco, per quanto riguarda invece la promozione e la valorizzazione degli atteggiamenti di solidarietà, a che punto siamo? Noi viviamo in un piccolo centro, quindi diciamo che lavoriamo con quello che abbiamo. Abbiamo fatto varie volte i mercatini
Questo ha dimostrato, siamo stati anche a Vasto d'estate varie volte a fare il mercatino delle campanelle che sono state realizzate dai ragazzi. Diciamo che il mercatino è quello che ci aiuta di più a portare fuori questo nostro progetto, questo nostro lavoro, perché, ripeto, parlare è semplice, la teoria è facile, chi ha possibilità di esprimersi bene può dire tantissime cose, tutte valide, ma poi io nella mia semplicità penso sempre al pratico, alla quotidianità di questi ragazzi, e quello che riesco a fare, a far vedere, a portare fuori è quello che realizzano. Noi siamo stati fortunati perché con me hanno iniziato molte persone, le operatrici che lavorano, le OS che lavorano con i ragazzi, altre professionalità, cioè abbiamo la dottoressa Petrarca, Fabiola, la psicoterapeuta che ci aiuta tantissimo. Nel corso degli anni abbiamo avuto tante persone che validamente hanno donato la loro professionalità, e questo ci ha aiutato molto a portare fuori, a tirare fuori le abilità di questi ragazzi. Quindi dicevo, quello che loro realizzano nei laboratori, specie quello di ceramica che li aiuta nella manualità a realizzare dei manufatti molto molto belli, noi li portiamo fuori, appunto realizziamo i mercatini, e là abbiamo l'incontro con le persone. E là è la nostra vittoria, perché le persone apprezzano e quasi con stupore dicono: ma come fate? Molte volte ci siamo trovati davanti all'idea che una persona non riusciva a credere a quello che vedeva realizzato, tant'è che noi abbiamo fatto tanti filmati, abbiamo invitato molte persone a venire nei laboratori per vedere la metodologia che utilizziamo con questi ragazzi. Si lavora a step, l'abbiamo capito da soli, non c'è stato bisogno di chissà quali corsi di formazione, l'abbiamo capito da solo a fianco ai nostri ragazzi, e abbiamo invitato in passato, prima del Covid, abbiamo fatto dei progetti con la scuola. Perché secondo me bisogna sempre partire dai ragazzi, e i ragazzi sono venuti a fare laboratorio di ceramica con i nostri ragazzi. Bene, direttrice, c'è stato un momento di scoramento nella sua vita professionale qui a contatto con tutte queste associazioni? Guardi, molto spesso quello che ci rattrista anche con il presidente o comunque confrontandoci con il direttivo e con lo staff è non poter accontentare o non poter far fronte al 100% a quello che ci viene richiesto. Perché poi insomma noi comunque rispondiamo della nostra programmazione, delle modalità con le quali eroghiamo i nostri servizi all'ONC, e quindi sono delle azioni ben definite, però è triste a volte dover in qualche modo dire di no, o comunque dover riformulare o cercare una soluzione a quelle che sono le iniziative degli enti del territorio. È triste perché mi viene da pensare i mercatini, insomma in questo periodo natalizio magari possiamo invitare, certo, tutti a decidere di acquistare, di donare a un'associazione. Certo. Poi però nell'altro periodo dell'anno, esatto, cioè, ci sono degli scemando proprio l'interesse, esatto, attorno, quindi magari, a certe iniziative. Magari questo può essere proprio un momento cruciale, perché sono tante le iniziative di fundraising, i mercatini e queste scelte solidali. Però ci rattrista dover pensare come queste attività così importanti per la dignità proprio della persona, per delle famiglie che ci sono accanto, passino molto spesso solo ed esclusivamente attraverso l'iniziativa, lo spirito del volontario, del presidente, del direttivo che spinge, che è motore dell'associazione, quando dovrebbe essere proprio un diritto. E spesso, ecco, ci rattrista non poter dare di più o fare di più e dover, ecco, rimanere incasellati in quelle che... Dottoressa D'Ambrosio, se in questo momento lei potesse avere una bacchetta magica alla Babbo Natale, che cosa chiederebbe alle istituzioni? Beh, oddio, è una bella scelta. Sicuramente
più fondi da poter avere a disposizione per aumentare le attività, ma anche magari su Termoli più spazi, anche se poi, ripeto, per quanto mi riguarda le istituzioni, per quanto possibile, sotto questo aspetto ci sono state molto vicino anche nel darci gli spazi e nel sostenere, insomma, quello che hanno potuto fare. Ecco, avere magari più fondi a disposizione sicuramente ci permetterebbe di aumentare le attività e aumentare anche il tempo che loro passano con loro, con le professionalità. Ecco, c'è un aspetto critico che vorreste superare entro brevissimo tempo? Beh, un aspetto particolarmente critico forse no, nel senso è quello di probabilmente farci conoscere un po' di più, quello sì, perché funziona molto ancora per passaparola, l'ho conosciuto, vai, ma in realtà c'è anche ancora molto timore nel portare magari da noi il proprio caro che è affetto dal morbo di Alzheimer. Ci sono diversi fattori, sia da una parte una diagnosi che viene ritardata o non viene proprio data, perché magari sembrerebbe normale, ormai a una certa età arriva anche il declino cognitivo, non è così assolutamente. Però c'è ancora questa vergogna anche nel venire, la si porta un po' come una croce, ormai mi sono rassegnato e andiamo avanti, e invece non è così, si può ribaltare completamente la situazione. Forse chiederei questo, ecco. Una maggiore sensibilità, cioè sensibilizzazione, sì. Mi pare di aver capito che in voi c'è tanto entusiasmo, se dovesse venire meno l'entusiasmo crolla tutto. E questa è la mia paura, perché per questo io chiedo che questo tipo di servizio, noi non vogliamo assistenza, noi vogliamo i servizi. Ecco, a volte una pacca sulle spalle vuol dire più di avere un contributo così di milioni di euro, così o no? L'importante è sentirsi vicini proprio quelle persone che dovrebbero esservi vicini in questo senso. Ma vicini fattivamente, perché io ripeto, a me le parole non servono, io non ho bisogno di parole, ho bisogno di fatti. Allora nel momento in cui l'istituzione prende a carico questi ragazzi, allora io sono soddisfatta e sono sicura di aver dato qualcosa, perché quello che io do con l'associazione, noi famiglie con l'associazione ogni giorno, resta appunto nel quotidiano, resta finché noi ce la faremo, finché troveremo qualcuno che magari continua quello che stiamo facendo, ma i ragazzi hanno bisogno di sicurezza, di stabilità, e allora il servizio deve essere istituzionalizzato. Poi noi sicuramente potremmo fare cose bellissime con il volontariato, con l'associazione, però bisogna normalizzare, istituzionalizzare questo servizio. Bene, in questa trasmissione noi abbiamo voluto dare spazio a voi, che siete delle persone esemplari, stupende, e che aiutate tante persone che hanno bisogno. Io siamo ormai a Natale, quindi devo ringraziare il presidente del CSV Molise, Franco Massaro, per quello che sta facendo, perché dà tanto, la direttrice del centro servizio del volontariato Lorena Minotti, Giulia Enrica D'Ambrosio, referente dell'associazione Malati di Alzheimer, e Maria Mastroiacovo, presidente Cielo e Terra, organizzazione di volontariato. Io vi auguro ogni bene, perché veramente siete esemplari. Provare almeno una volta nella vita l'esperienza del volontariato per tutti, per giovani e meno giovani, è una cosa importante. E come diceva Madre Teresa di Calcutta, chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell'ora buia di qualcuno, non è vissuto invano. Un felice Natale a tutti e ci rivediamo venerdì prossimo alla stessa ora con Conto alla Rovescia. Buonasera e grazie per averci seguito, grazie alle mie graditi ospiti.